apriamo in cronaca, buongiorno, ultima tappa del regionale 2024. In questa partita si affrontano Alfa Centauri di Velletri e Idra di Viareggio. Inizia la partita con la prima corsa, Malfatti prova subito un tiro, non va. Possesso Alfa Centauri, partono i centrali, scaricano forte, ma non preciso. La riunione di Viareggio per andare al tiro, ancora loro con i centrali. Tornano tutti e due i palloni e hanno una seconda possibilità. Ancora i centrali, eliminano poco. Adesso l'obbligo è di Alfa Centauri, a forte Brencio si difende Angeli, tre palloni per parte, obbligo Viareggio, Colella prima e Caprara dopo, tentano il tiro in contropiede, non va. Ora scaricano i centrali di Potente, il muro fa tornare i palloni, ancora 4 per Idra, ancora una possibilità. Si deve difendere Alfa Centauri, provano su Colella, cliente difficile da prendere. Brencio si avventura nella linea di 3 metri per recuperare un pallone, lo fa bene, ora ne hanno 3. Si è fermata la partita, attenzione. Capitan Caprara ha rilevato un problema, forse un po' d'acqua dal soffitto, forse qualcuno che è scivolato. Si procede con l'asciugare il campo da gioco e si ricomincerà a breve con la partita. Ok, sembrano soddisfatti. Ripartirà dal fondo a questo punto, tre palloni per parte, vediamo dov'è l'obbligo. Obbligo Viareggio, quindi procederà con un tiro e invece viene anticipato da Brencio che prova a cogliere di sorpresa i viareggini che adesso possono ripartire. Tirano sfalsati, centrale esterno sinistro, non va. Per adesso non una partita che si è distinta per la precisione dei tiri. E attenzione, Sacchi chiama una catch, ma non viene convalidata, penso che abbia sbattuto per terra, scusate, non sono riuscito a vedere. Marotta, ma anche lui molto violento, anche Caprara. Una serie di tiri singoli. Caprara disturba la riunione di Viareggio che va comunque al tiro, riparte in contropiede, Malfatti gliela catch al volo. Una bella catch fatta solo con le mani. Tiralo troppo in alto nella figura dell'avversario Caprara questa volta e si è esposto alla catch. Angeli intanto controtira su Brencio e lo elimina. In vantaggio Idra. 6 contro 3 ora. Deve alzare i giri Alfa Centauri per provare a rimettere a posto le cose. Fai va da solo. Adesso Idra se la prende con calma, può gestire. Tornano di nuovo 4 palloni. Di nuovo riunione. Vedremo come usciranno da qui. Ancora sfalsati, centrale esterno sinistro. Una palla torna, una palla rimane in possesso di Velletri, mi consentirà eventualmente di ripartire. Preferiscono tenersi 4 palloni e l'obbligo per provare a sfoltire un po' le file avversarie con questo tiro. Malfatti, un'altra catch, siamo già a 2. Tiro di Colella che lì era un po' troppo in alto nella figura, nella zona catchabile, e Malfatti non se l'è fatto ripetere. 4 palloni Alfa Centauri che adesso ne scarica giustamente 2, prova su Supplizio, anche Supplizio prova a difendersi con il pallone, attenzione l'arbitro,
elimina Crea, dice che stanno colpito sul polso. Non ci sembrava. Oh, la catch volante di Marotta intanto su Angeli. Una bellissima catch, rientra Cocco. Non è finita. Questo sport non è mai finita. 2 contro 6. Tiro violento di entrambi i ragazzi di Velletri. E di nuovo la riunione di Viareggio, che procederà al tiro. Vanno su Cocco senza fortuna. Adesso 4 palloni nelle mani dei due ragazzi di Velletri, che avanzano per tirare. Scarica violentemente Cocco, troppo alta. 3 palloni, obbligo Idra, chiama Sacchi e tira lui senza successo. Tutti e due provano a punirlo in contropiede e non ci riescono. Ancora l'attacco di Viareggio, si difende bene Marotta e la catch di Puccinelli dalla seconda linea. Era appostato lì come un falco aspettando solo questo pallone. Questa volta Malfatti non riesce a chiudere le manone e a bloccare anche questa. Stava facendo la terza catch solo con le mani, è sfuggita, quindi si è andato ad accomodare nella panchina. Attenzione, l'arbitro chiama i palloni di là. Attimi di confusione in campo. Un pallone di là, ecco, non si erano capiti, quindi ne hanno 3. Attenzione, prova di contropiede Marotta, prova il controtiro. Era una buona idea, deve un po' forzare se vuole provare a recuperare. Ed è stato preso. Finisce il primo set 1-0 Viareggio nel primo set, ma combattuto, sempre in svantaggio numerico Alfa Centauri. Un set difficile per loro, però se la sono combattuta finché hanno potuto. Partita ancora molto aperta. Via il secondo set. Malfatti attiva la palla e prova subito a colpire Marotta, non ci riesce. Brencio invece ci riesce. Tiro micidiale su Sacchi, veramente Brencio sta diventando un bel giocatore nonostante la sua giovane età. Veramente veramente bravo, preciso, fulminante. Parte con l'attacco. Attenzione, Caprara punisce supplizio. Sempre preciso anche Daniele Caprara nelle sue ripartenze, nei suoi tiri. Provano, attenzione, Brencio si autoelimina, peccato, aveva fatto una bella schivata volante. Esce però fuori dal campo, perde l'equilibrio. Ora il vantaggio numerico di 1 Alfa Centauri. Riunione degli Idra che partono ancora sfalsati, centrale esterno sinistro, uno schema che hanno utilizzato più volte durante questa giornata. Malfatti prova la sua ennesima catch della giornata, non riesce, ricade nelle mani di Angeli, ma va toccato il soffitto, quindi palla non attiva, catch non valida. Prova Angeli ancora la catch, ma Colella lo fulmina. Adesso il vantaggio degli Alfa Centauri si fa consistente, devono provare a chiudere questo set per agguantare il pareggio. Ancora obbligo Idra, però 4 palloni nelle loro mani. Chiama lo schema il capitano Maffei. Partono 2 tiri su Marotta, che non è affatto facile da prendere, molto agile, molto agile. 4 palloni ad Alfa Centauri, allora ora potrà provare. Toglierne un altro Puccinelli in 2 tempi, la checciona. Attenzione Caprara, prova a prendere al volo Sacchi che rientra. 4-3, non è affatto finita la partita. Comunque gli Idra tengono duro, nonostante lo svantaggio numerico, questa catch ha rimesso la questione in sostanziale parità.
ripartono con l'attacco, doppio tiro, bel tiro di Cocco, ottima scelta, tira da solo ma lo fa su un avversario scoperto e lo prende, tutto preciso, di nuovo 2 contro 4, molti tiri singoli in questo momento, un po' di confusione. 5 palloni all'Idra che si possono organizzare, andranno insieme, vediamo dove. Provano ancora su Marotta, a cui sfugge il pallone dalla mano, difesa rotta, peccato. 3 contro 2 e 4 palloni per l'Idra, che quindi andranno con l'azione d'attacco. Ma da solo Puccinelli su Cocco, che comunque si era chiuso bene. Il tiro in ogni caso impreciso, il pallone ritorna, ancora una possibilità per l'Idra. Adesso il bersaglio è Caprara, che però non viene colpito. 3 palloni, obbligo Alfa Centauri che procederà al tiro. E attenzione, Puccinelli prova il controtiro su Colella, non va, e Cocco lo punisce. Devo dire molto prezioso l'apporto di Matteo Cocco in questo set, che più volte è stato letale contro i suoi avversari. Ora c'è solo Capitan Maffei, provano subito la chiusura e la fanno gli Alfa Centauri. Meglio chiudere subito la questione, perché tra l'altro Maffei non è affatto un cattivo catchatore e hanno voluto chiuderla subito, così ci apprestiamo a iniziare il terzo set sul punteggio di 1-1. Possesso Idra, scarica ancora violentemente con i centrali, gli torna un solo pallone, quindi sono 3 per parte, obbligo Alfa Centauri, chiama Cocco, carica anche lui, molto potente il tiro incrociato verso l'esterno destro dell'Idra, che adesso hanno una nuova azione d'attacco possibile, una serie di scambi di cortesie che si concludono con la kill di Brencio su Angeli, ha rischiato qui Brencio, per un attimo Angeli ha quasi chiuso una catch che sarebbe stata molto bella, non c'è riuscito. Ancora Scaramucce, una serie di tiri singoli, ripartono ora insieme l'Idra, caricano sulla banda destra di Velletri, dove ci sono Brencio e Cocco, che però evitano. Colella chiama lo schema e tira insieme a Brencio, non va. Possono ripartire gli Idra con un'azione d'attacco, scaricano ancora incrociato centrale esterno sinistro, Brencio decide di tirare, Caprale si trova davanti e viene colpito da Maffei, che però viene difeso. Supplizio si fa anche un po' male uscendo, doppia eliminazione. Brencio ha deciso che ha scaldato la catapulta, inizia a tirare sempre più forte, sta piano piano entrando in partita, evita ancora i colpi dell'Idra e adesso l'obbligo Alfa Centauri, scarica Marotta dal centro, non va, Maffei sale e tira su Brencio che si difende. Qui diciamo l'esperienza di Maffei ha fatto tutto, tira a Brencio per provocarne la reazione, Brencio ci casca con tutte le scarpe ed è pronto a catchare. Maffei, ottimo catcher come abbiamo detto, questa volta gli è andata bene, perché comunque mai semplici tiri di Brencio da prendere. Ora ancora gli Idra, ma infatti prova l'ennesima catch della partita e questa volta Cocco lo elimina. 4 contro 4, parità numerica, Idra in attacco, non va il tiro di Angeli, rientrato con la catch di Capitan Maffei, una serie di tiri e controtiri, nessuno a bersaglio.
obbligo Alfa Centauri. Va a concludere Cocco, si difende Angeli. Quattro palloni adesso per l'Idra che possono andare ad un tiro doppio. Scaricano i centrali, il controtiro di Colella, nulla di fatto da nessuna delle due parti. Partono ancora gli Alfa Centauri, scaricano i centrali, ancora non a bersaglio. Ancora quattro palloni Idra, ancora una riunione, ancora un doppio tiro. E parte questa volta dall'altra banda Puccinelli sul controtiro di Cocco, anzi sul contrattacco di Cocco, se l'aspettava. È pronto lì con le manone a checciare questa palla. Colella a questo punto deve un po' forzare, prova il contrattacco, fischia l'arbitro, finito il tempo regolamentare, si va sul no, al no blocking con 5 giocatori Idra, solo 3 per Alfa Centauri. Attacco Idra che ha l'obbligo, scarica Supplizio, scarica Colella quasi contemporaneamente. No blocking sappiamo che è più dinamico, saltano un pochino gli schemi, si va un po' a sentimento. Angeli per un attimo pensa di checciare il tiro di Colella, poi cambia idea e schivarlo mi sembra sia stata la decisione giusta, perché non era affatto semplice. Ancora provano gli Alfa Centauri con dei controtiri da parte degli Idra che non vanno. 5 palloni Alfa Centauri che adesso hanno la possibilità di tirare in 3, tirano sfalsati, non va. Possesso Idra, possono scaricare 2 palloni ora, ci prova ancora Colella. Partono una serie di tiri incrociati, ricordiamo che è no blocking, non ci si può difendere con la palla e si va a tirare appena si può. Colella in dubbio se sia stata eliminata o meno, chiede all'arbitro, e molto corretta per ora. Provano ancora gli Idra che adesso hanno 4 palloni in campo con il muro a favore che spesso fa tornare la palla, provano a sfruttarlo più che possono, eliminano Marotta adesso con questo tiro. L'attacco ora in mano a Belletri, ha 5 palloni, vanno insieme Crea e Colella, Angeli catcha Crea, adesso sono 6 contro 1, Colella contro tutti, comunque una giocatrice verso la quale bisogna stare assolutamente attenti perché non è mai detto niente, ha un buon tiro, una buona catch, un buon tutto, schiva anche molto bene come abbiamo visto, giocatrice decisamente completa. Esce Supplizio e poi Maffei chiude il set, 6 contro 1, veramente situazione difficile per Colella che ha provato a fare quello che ha potuto, si procede con il cambio campo, risultato di 2-1 per gli Idra e a breve inizierà il secondo tempo. Dove sedermi per favore.
inizia questo secondo tempo, doppio cambio sia per gli Alfa Centauri che per l'Idra. Entra Martini al posto di Crea nella squadra di Velletri. Entra la numero 14, di cui ora non ricordo il nome, nella squadra dell'Idra. Si riparte con il secondo tempo, altri 15 minuti intensi, partita tutto sommato equilibrata, l'ottima difesa, scambio di cortesie subito tra le due squadre, 4 palloni per l'Idra che vanno a riunione, scaricano i centrali, eliminano Cocco, partono benissimo in via Regini. A doppia eliminazione, anche Brancio fuori, scusate, non l'avevo visto. Vanno i centrali al tiro, Martini, la nuova entrata, che lei, insomma, una ragazza molto giovane, molto promettente, vivaio infinito quello di Velletri. Attenzione Caprara, scarica di potenza questo tiro improvviso, non era una cattiva idea, non va, peccato. Sono in 4 gli Alfa Centauri, quindi devono un po' forzare, sono anche in svantaggio di un set, ma la partita tutto sommato in equilibrio, può succedere di tutto, hanno tempo per gestirla. Sale Caprara, prova a scaricare ancora, non va. Olella protegge la palla, Martini la passa a Caprara. Di nuovo avanti gli Alfa Centauri, prova l'ennesima catch il giocatore dell'Idra, ne ha provate veramente tante oggi, qualcuna gli è riuscita, qualcuna no, forse troppe. Caprara si difende molto bene con la palla, parte in contropiede, purga Maffei, quattro contro quattro ora. Attenzione Caprara, elimina anche supplizio, veramente decisivo in questo set, capitano degli Alfa Centauri. Martini viene presa su un piede, correttamente esce, 3 contro 2. Chiama lo schema Colella. Non era male, tiro su Angeli, improvviso, no look, si difende con due palloni. Chiama ancora lo schema, tira Marotta, non va, c'è solo la potenza, non la precisione. Adesso l'obbligo Idra, ne hanno 4, si dispongono in difesa gli Alfa Centauri, salgono, attenzione improvviso Caprara con il contrattacco, non va, torna anche un altro pallone, sono 4 in tutto. Chiama lo schema Colella, tira solo Caprara, obbligo ancora Alfa Centauri, chiama di nuovo lo schema Colella e tira, non va. Opportunità Idra, doppio tiro, poi subito il contrattacco di Caprara, si difende molto bene la numero 14, che lei ha iniziato da poco, però evidenti miglioramenti rispetto alle prime apparizioni. Attenzione Angeli, la ribalta in un secondo, colpito Caprara che ciata che... attenzione, c'è un consulto arbitrale perché non abbiamo capito che cosa è successo, e il dubbio probabilmente è se Daniele sia stato colpito prima sulla gamba e la palla sia rovinata a terra, o se prima sia stato catchato il suo tiro, perché in effetti a quel punto non rientrerebbe un giocatore Idra, perché Caprara sarebbe stato eliminato prima dal tiro. Si consultano gli arbitri, infatti è catch valida. Colella contro 3, prova a difendersi come può. Elimina e poi invece tira
sulla pancia di Angeli, che non se lo fa ripetere due volte, un cioccolatino per lui. Catch e set agli Idra, che ora si portano sul 3-1. Partita tutto sommato equilibrata, abbiamo visto anche in camera il saluto di Martini. Via il quinto set di questo secondo tempo. Brencio finta il tiro, poi si ridispongono Alfa Centauri, prendono posizione. Angeli, tiro violento, Cocco prova a rispondere, Angeli istintivamente ci ha messo le mani, poi se le è messe nei capelli, non doveva fare quella cosa, ma capita che sfugge. Supplizio, forse colpito sul piede, un po' di dubbio, si sa se terra o preso, una chiamata difficile. Brencio schiva i tiri che gli arrivano contro da quella parte, difficilissimo da prendere in effetti. Attenzione, il contrattacco di Caprara, poi rimane lì piantato e subisce la kill, peccato, proprio sulla gamba d'appoggio viene preso, quindi non aveva molta mobilità in quel momento, Malfatti esce perché è preso su una gamba. Superiorità numerica Alfa Centauri e quindi anche obbligo, perché ci sono tre palloni. Chiama lo schema Colella, Martini, bel tiro improvviso, ancora tre palloni Alfa Centauri. Brencio senza antipasto scarica un siluro che però non va, Supplizio e c'è in due tempi su Cocco. Devo dire virtù e fortuna in questo caso. Ribaltano la situazione numerica agli Idra. Ora Martini chiama lo schema, Brencio ancora. Attenzione, attenzione, forse una seconda catch. Decisione difficilissima degli arbitri. C'è stata una catch, a mio avviso, ma il mio parere conta poco in questo caso. E poi la difesa rotta della 14 determina la sua eliminazione, infatti così è, catch o meno, perché c'è stata una difesa rotta, quindi in quel momento la 14 doveva uscire dal campo, poi la catch successiva del 15. E non abbiamo capito nemmeno quale palla delle due ha catchato, se quella che aveva già in mano o quella che è arrivata. Attimi di confusione, Brencio in campo, questa è la decisione ultima, parità numerica, e mi sembra in questo caso la decisione corretta da parte degli arbitri. E partono gli Idra, scaricano i centrali, non va. Colella chiama lo schema, Maffei prova la catch, non va. Ancora la sapiente guida di Colella, veramente importante per questa squadra. Intanto la catch sul tiro di Marotta, questa non ci voleva per gli Alfa Centauri. Ora gli Idra hanno possibilità di chiudere questo set, di portarsi sul 4-1. Martini eliminata, la prima vittima sacrificale di un attacco a 4. Brencio e Colella, che comunque possono ancora dire la loro, 2 contro 4, assolutamente. Niente è chiuso, attenzione Brencio infatti, con un diagonale micidiale elimina il numero 9 degli Idra, Supplizio. Si difende bene Colella, che stava per cadere e pestare la linea, si è salvata. Obbligo Idra, chiamato lo schema, va Angeli, tiro un po' debole verso Colella che lo evita facilmente e chiama lo schema. Forse preso, forse no, gli arbitri dicono terra,
mi resta il dubbio qui in cronaca, però va bene così. Palla Idra ancora su Brencio, che però le schiva tutte, veramente veramente difficile da colpire. Ancora la ottima difesa di Colella sul tiro violento di Supplizio. Hanno ancora l'obbligo i giocatori di Viareggio, ancora in difesa. Riparte Velletri, Brencio punisce Angeli che prova ancora una catch fuori dalla sua figura e non va. E un po' troppo istintivo nel mettere le mani. C'è stata una catch a Colella. Set finito, set per gli Idra, diciamo catch e uscita di Brencio determinano la sconfitta in questo set. Il punteggio ora è 4-1 per gli Idra. La situazione si fa complicata per Alfa Centauri, che dovrebbe un pochino accelerare in questi minuti finali, almeno per accumulare più set possibili. Posizione di partenza, corrono le squadre. Si difende bene Marotta, scambio di convenevoli, eliminato Brencio. Cocco prova dalle retrovie, devono un po' ritrovare l'organizzazione di squadra gli Alfa Centauri per provare a recuperare qualche set. In questo caso ci vuole la sapienza di Colella, sempre la stella polare di questa squadra quando si tratta di organizzarsi e giocare insieme. Attacco Idra, supplizio violento, Maffei si difende, Caprara non va, una serie di eliminazioni incrociate. Maffei elimina Caprara, Colella elimina Maffei, Cocco elimina Angeli. Squadre sfoltite velocemente, siamo 4 contro 4, 5 palloni a Viareggio, e adesso elimina anche Marotta, tiro preciso sulla caviglia, non ho visto da chi è partito, ma comunque efficace. 4 contro 3 e obbligo Idra, che vanno in attacco. Ancora supplizio molto violento, tirano sia Cocco che Colella, consegnando 5 palloni agli Idra senza eliminarne nessuno. Situazione complicata, possono tirare molte palle in questo momento, ne tirano 3, non va. Attacco Alfa Centauri, Colella chiama lo schema, tira lei un tiro micidiale che colpisce sull'esterno del piede il giocatore avversario, veramente fatto con il contagiri. Ora si devono difendere giocatori di Velletri. Cocco scarica, Colella scarica, le cattedra Ilaria in questo finale di set, prova a prendersi per mano i suoi. Lo dicevamo all'inizio, era quello che serviva a Velletri per provare a mettere insieme qualche set in più. 4 palloni nella disponibilità di Viareggio. Martini si avventura nella linea dei 3 metri, Cocco dalla distanza. Lo scambio che non porta a nessuna eliminazione. E ancora 4 palloni Viareggio, che ora va di nuovo in attacco. È in superiorità numerica. Attenzione, prova la catch, quasi riesce a Puccinelli. Ha rischiato qui Cocco, aiutato dalla fortuna. Ancora 4 palloni per il solo supplizio, l'unico dei suoi in campo. Ora dovrebbe un pochino riprendere in mano il tiro. Martini si fa ingolosire. Il supplizio era in posizione da catch. Peccato. Questo tiro avventato potrebbe costare caro. Difesa rotta a Colella. Peccato. Cocco adesso è da solo. A questo punto farà quel che può e catcha la catch di Cocco, e poi elimina anche Angeli rischiando, e vince il set
vince il set, Alfa Centauri ha rischiato veramente brutto quando era in vantaggio, abbastanza inutilmente, poi l'ha ripresa con Cocco che ha forzato il gioco ma ha avuto ragione dei suoi avversari. E 4-2 adesso il punteggio, palloni al centro, via al settimo set. Questa partita vincente Cocco subito su supplizio, questa volta scarica con tutta la rabbia che ha dentro, doppia eliminazione dopo il primo tiro. Belletri prova a far capire che non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Qui Caprano avanti da solo. Colella, devo dire, molto intelligente. Attenzione, set un po' confusionario, si devono sbrigare quelli di Velletri. Un bombardamento, rimane il solo Maffei. Non sono nemmeno riuscito a descrivere quello che succedeva in cronaca dalla velocità. Praticamente fuoco a volontà, la catch di seconda di Martini che riporta la partita sul 4-3. Per quello dicevamo all'inizio che niente è mai fatto, la danza della vittoria di Martini, contenta per la catch di seconda. Veramente un set corto ma vincente, giocato tutto di nervi. Anche questo inizia così, senza alcun convenevole, perché il tempo sta finendo. No blocking, si va sul no blocking, al no blocking sul punteggio di 4-3 per gli Hydra, 6-5 il vantaggio numerico di Alfa Centauri, che può raggiungere il pareggio in questo no blocking. No blocking, spartiacque, doppia eliminazione tripla. Attenzione, 4 giocatori eliminati nel giro di una manciata di secondi, 3 sono degli Hydra. Ora Velletri ha in pugno il pareggio e Cocco non perdona, rimane da solo supplizio che ora ha un compito che definirei arduo, per usare un eufemismo, perché anche no blocking, finisce subito il pareggio di Alfa Centauri, che è partita molto male ma che poi ha saputo, con il cuore, con i nervi, soprattutto con la grinta, riprendere questa partita e pareggiarla no blocking. Davvero davvero un match molto intenso, molto bello ci hanno regalato le due squadre. Io vi saluto, tornerà verosimilmente Colella in cronaca per la prossima partita. Yeah.